Fai fatica a gestire le emozioni quando si tratta di investimenti e trading? Oggi ti porto 5 consigli che mi sono stati utili per superare questo problema. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Samuele e mi occupo principalmente di investimenti e trading. Se sei interessato a questi tipi di contenuti, valuta di iscriverti al canale per non perderti altri video come questo. Inoltre ti chiedo di mettere mi piace se trovi interessanti i video che porto, in modo da aiutarmi a crescere qua su YouTube. Vi ricordo inoltre che ho un gruppo Telegram in cui porto delle idee e delle considerazioni per quanto riguarda i mercati. Te lo lascio qua sotto in descrizione. Chiunque stia facendo investimenti o trading ha a che fare con le proprie emozioni. Ogni giorno, quando ci sono operazioni che vanno su, che vanno giù, bisogna combattere appunto contro le emozioni dell'avidità e della paura. Gli investitori questo lo sanno molto bene. Ma come fare quando è davvero difficile contenere le nostre emozioni, soprattutto quando si è all'inizio degli investimenti? Oggi ti voglio dare appunto 5 consigli che mi sono stati utili, che spero che possano essere utili anche a te, per gestire le emozioni nel trading e negli investimenti. Si dice che negli investimenti l'80% è psicologia e il 20% sono skills. A significare appunto che la gestione delle emozioni per quanto riguarda appunto questo ambito è veramente tanto importante e fa la differenza tra una persona che sa a pacchi di quello di cui si sta parlando, in quello in cui investe, rispetto a una persona che magari sa solo gestire le proprie emozioni. Sebbene non condividi la percentuale così alta dell'80%, secondo me avere una gestione delle emozioni per quanto riguarda gli investimenti è una cosa necessaria, soprattutto sia che noi siamo trader ma che anche investitori. Quello che dobbiamo cercare di fare è di riuscire a tenerci al nostro piano sia nelle situazioni favorevoli, che il mercato va bene, sia in quelle sfavorevoli. Anzi, in realtà proprio in quest'ultima è veramente difficile essere razionali. Quando tutto scende la nostra tentazione è quella di tirare fuori i fondi e andare appunto da qualche parte oppure rimanere in cash, quando in realtà se molte strategie non si basano appunto sul vendere quando siamo al minimo, perché appunto usciamo nel momento peggiore che ci possa essere. Quindi riuscire a gestire le emozioni ci permette di uscire nel momento giusto ed entrare al momento giusto, perché magari una persona guidata dalle emozioni non entra nel momento che magari è buono per il mercato. Pensiamo a un down o una crisi mondiale in cui appunto la gente è spaventata dal investire i propri soldi, ma è proprio quello il momento in cui c'è più bisogno, cioè c'è più possibilità sul mercato di guadagnare nel lungo termine. Detto ciò, cominciamo subito con il video di oggi. Primo consiglio: l'avidità e la paura sono sbagliate entrambi, sono due opposti che non vanno mai raggiunti. Noi dovremmo stare appunto nel mezzo. L'avidità è appunto l'avidità di voler guadagnare sempre di più, di voler rischiare sempre di più per guadagnare. La paura, dall'altra parte, è la paura di perdere soldi e quindi fare delle mosse avventate solo per paura di perdere ulteriori soldi. Se siamo dei trader, soprattutto dei trader ma anche degli investitori, quello che dobbiamo fare è attenerci alle probabilità. Non esiste una paura o avidità, ma esistono quanta probabilità ha un evento di succedere oppure no. Una cosa che mi ha aiutato molto per capire la probabilità è pensare che ogni operazione che facciamo abbiamo un certo tot di probabilità che vada a termine e ogni altra operazione che apriamo ha le stesse probabilità. È più o meno come tirare un dado, e quindi sapendo questa cosa qua noi abbiamo una certa probabilità che una cosa accada. Chiaramente variano in base all'asset che scegliamo, in base alla nostra strategia eccetera eccetera, però rimangono sempre una certa probabilità. Il consiglio qua è che appunto quando ci troviamo di fronte a una situazione di grande emozione nostra personale, il mio consiglio è appunto di non fare nulla, chiudere magari lo schermo. Se siamo investitori è un po' più facile, perché appunto sono investimenti che avranno conseguenze nel lungo termine, non nel breve termine. Però secondo me il consiglio è proprio di non pensarci, pensare ad altro. A me aiuta molto quando sono in difficoltà per quanto riguarda un investimento pensarci il giorno dopo o due giorni dopo. Tanto io sono investitore a lungo termine, non mi cambia aspettare uno o due giorni. Questo vale sia nella paura, cioè la paura di quando tutto crolla e quindi ha paura di vendere, sia dall'altra parte di guadagnare, cioè quando tutto sale e noi mettiamo sempre di più appunto nel tentativo di guadagnare sempre di più. Anche questo è sbagliato. C'è una bella frase di Warren Buffett che dice: sfrutta la fragilità, in questo caso l'emotività delle altre persone, a tuo favore. Se sai che le persone che hai davanti, la maggior parte delle persone normalmente sono molto emotive, sfrutta la loro emotività contro di loro. E la emotività nei mercati significa sostanzialmente volatilità. Quando le persone si lasciano prendere dal panico, la volatilità è quella che fa da padrone, perché la gente non sa se vendere, se comprare, e le operazioni vengono fatte molto rapidamente e questo crea una volatilità estrema. Questa cosa si vede molto bene per esempio nelle criptovalute, perché quando c'è stato il crollo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, abbiamo visto appunto una grande volatilità nel prezzo, scendere il prezzo corretto di un 30-40% nel giro di pochi giorni, proprio perché la gente non sapeva cosa fare. Secondo consiglio: non vendere alle news, perché appunto le news sono dei catalizzatori di emotività e il loro scopo è sostanzialmente questo, soprattutto quelle di opinioni. Se siamo investitori, il mio consiglio è di non vendere mai a certe news, a meno che non siano delle news importanti, cioè la bancarotta magari di un'azione in cui investiamo potrebbe essere l'ultima possibilità in realtà di uscire dalla nostra posizione e di guadagnare qualcosa, chiaramente, ma
altra parte, per le banconote, che comunque sono abbastanza non tanto comuni, notizie riguardanti un certo business model non dovrebbero influenzarci i nostri investimenti, perché normalmente appunto durante questi momenti di news l'emotività è davvero tanta ed è facile fare errori. Punto numero 3, capisci qual è il tuo mindset e qual è la tua situazione, nel senso, se siamo investitori e se siamo trader sono due mindset per quanto riguarda l'emotività molto diversi. L'investitore non vuole avere a che fare molto con l'emotività, vuole comprare nel momento giusto, dimenticarsene e vendere poi quando gli arriva l'alert o magari quando si è impostato di vendere, e quindi l'emotività negli investimenti mi sentirei di dire che non è molto presente o non dovrebbe essere molto presente. D'altra parte un trader o uno swing trader ha a che fare con il mercato molto di più di un investitore, per questo normalmente i trader hanno un approccio molto sistematico al trading, cioè quando c'è un'operazione la fanno e non si chiedono se è giusto o se è sbagliato, fanno la loro strategia e continuano in questa direzione. Come potete capire, ognuno di questi due mindset ha una strategia diversa per affrontare l'emotività. Personalmente, essendo un investitore maggiormente, preferisco molto dimenticarmi dell'operazione o comunque dimenticarmi di avere un certo tipo di investimento, perché mi permette di stare più tranquillo a livello emotivo. Faccio l'acquisto e aspetto senza guardarlo. Consiglio numero 4, non stare troppo sui grafici. A me è capitato tantissime volte che appunto stando a contatto con i grafici tante volte, tante ore, l'emotività cresceva sempre di più e facevo fatica a controllarmi, veniva da comprare e vendere nell'arco di pochi minuti o ore, che non contava sostanzialmente nulla se non a perdere soldi in commissioni e magari anche perdere i soldi realmente nelle posizioni. Il mio consiglio è che preferisco essere un investitore proprio per questo, per non dover guardare i grafici e non esserne, diciamo, addicted, cioè appunto drogato dai grafici. Preferisco guardare i grafici veramente poco, proprio perché non voglio essere emotivamente compromesso. Più lo guardo, più so che la mia emotività sale. Quindi state lontano dai grafici normalmente, o meno non stateci troppo. Date un'occhiata e poi passate magari dopo 2-3 ore. Consiglio numero 5, che secondo me è il più importante di tutte, non strafate, non fate quello che io definisco un interventismo ingenuo. Se la vostra posizione è cominciata, è entrato magari il vostro ordine, non uscite prima solo perché magari avete visto qualcosa o magari appunto l'emotività vi porta a farlo. Lasciate correre, lasciate che vada la stop loss oppure al take profit. Se avete una strategia dovete rispettarla, perché se no sarà sempre più complesso e non potete trarre i vantaggi della vostra strategia, o più che altro non potrete capirli. Un altro punto che si collega a questo è: quando perdete dei soldi non investitene sempre di più, perché questa è avidità poi dopo di riguadagnare i soldi che abbiamo perso, ed è sempre sbagliato perché aumentiamo il rischio e il rischio porta con sé molte altre brutte cose, cioè le probabilità di perdere aumentano drasticamente. Quindi se stai perdendo qualcosa mantieni la tua strategia, non aumentare il rischio ogni volta che perdi dei soldi, perché questa è la ricetta per bruciarsi tutto il conto. Ultimo consiglio, ma è una considerazione: più stai sul mercato più imparerai a gestire le tue emozioni. Io ho cominciato anch'io in un periodo in cui dopo o 3 mesi continuavo a guardare i grafici e essere molto emotivo. Attualmente mi sento una persona molto più distaccata dai grafici e questo non ha fatto che migliorare la mia situazione sui investimenti, e questo non ha fatto altro che migliorare la mia situazione a livello di ritorni. Detto ciò, per questo video è tutto. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se hai trovato interessante, e scrivimi sotto qual è la tua esperienza. Metti mi piace se hai trovato interessante questo video, iscriviti al canale Telegram, appunto te lo lascio qua sotto in descrizione se sei interessato ad analisi, considerazioni riguardanti il mercato delle criptovalute, ma non solo. Iscriviti al canale per non perderti altri contenuti come questo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!